Il governo giapponese ha deciso di iniziare lo sversamento delle acque contaminate da sostanze radioattive della centrale di Fukushima, che tutti ci ricordiamo a seguito dello tsunami. Ecco, la domanda che ci poniamo è questa: è da fidarsi di quello che sta facendo il governo e soprattutto la TEPCO, l'azienda che è gestore della centrale? Dopo che la stessa ammise ufficialmente nel 2002 di aver manipolato i dati delle verifiche di sicurezza, e dopodiché furono fermate le centrali per un controllo, dopo che l'anno scorso quattro dei suoi massimi dirigenti sono stati condannati a un risarcimento di 97 miliardi di dollari per non aver tenuto conto adeguatamente delle verifiche antisismiche fatte sempre nel 2002. E ricordiamo tra le varie cose che il muro anti-onde fu fatto costruire di alto 6 metri quando già c'era stato un episodio di onde di 10 metri. Ecco, c'è da fidarsi? Non si fidano e esprimono fortissime preoccupazioni e contrarietà. Tra le altre, un centinaio di associazioni scientifiche degli Stati Uniti, che pure ha centrali nucleari, i membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra e i relatori speciali delle Nazioni Unite si sono opposti e hanno criticato i piani di rilascio del Giappone, piani che tra l'altro non tengono conto di un obbligo internazionale legale, cioè di una completa valutazione di impatto ambientale. Di fronte a tutto questo ci sono delle soluzioni alternative, certo costano di più. Bene, il governo italiano non ha nulla da dire? Forse l'Italia non fa parte di questo pianeta?